Francesca era positiva, racconta madre. Portava luce nella loro casa. Lui, il carnefice, balbetta, è timido e chiuso. Aveva contattato Francesca sotto falso nome, in internet. Poi l'ha sposata. Voleva averla, lui maschio. Voleva sentirsi vivo e l'ha ammazzata. Perché la luce splende per tutti. E lui voleva averla solo per sé. L'aveva trucidata. E li guardava negli occhi la madre, il padre, la cugina di lei. Beveva con loro il caffè, li rassicurava, dava interviste. L'ha fatta a pezzi, nove. E messa nei sacchi dell'immondizia. Lei voleva lasciarla. Poi gli occhi gonfi e neri, le bugie, la predilezione di lui per i bambini nudi. L'ha assassinata di notte, colpendola alle spalle con una spranga. Ha aspettato il giorno per non destare sospetti a causa del rumore. Ha rivestito movimenti e pareti con i sacchi neri dei rifiuti per non sporcare. L'ha distesa sul pavimento e l'ha tagliata con una flex, in porzioni adeguate da asportare. Ha aspettato di nuovo questa volta la notte per non destare sospetti. Mentre la caricava in macchina, nove sacchi. L'ha seppellita nel terreno polveroso della campagna di suo padre. Il cane abbaiava, ha ammazzato una gatta e ha fatto a pezzi anche lei per dare un alibi al possibile cattivo odore. Ha bruciato la spranga, la flex, i vestiti sporchi di sangue. Ha depistato la polizia. Ha bevuto il caffè con i familiari di lei e li ha guardati negli occhi. È stato un incidente, dice lui. Gli hanno dato 18 anni. Questi brani andiamo un po' più sul fuoco, su quali sono le leggi, quali le tutele alle quali le donne possono aspirare.